poi altri spoiler che sono ipato. E c'è tutta la gente gasatissima. Vogliono gli spoiler sui nomi degli ospiti? Qua stanno tutti chiedendo, cioè sono tutti impazziti. Guardate raga, io con chi mi prende bene sono super propositivo, quindi se vogliamo fare questa roba di portare ospiti la facciamo, possiamo farne una settimana, uno ogni due settimane, però davvero no problem, anzi lo faccio veramente volentieri. Più che altro saresti uno dei primi, diciamo, a fare una cosa del genere attraverso il mondo di Twitch. Perché tu già l'hai fatto. Cazzo. Perché attualmente, diciamo, qui in Italia su Twitch nessuno ha ancora fatto cose così grandi, capito? Di mettere il mondo. Cioè, alcuni l'hanno fatto, per esempio Paolo Cannone con Gemello e simili. Sì. Però ovviamente una cosa è proprio avere un appuntamento così. Guarda, possiamo iniziare dai dope che comunque stanno in fissa, facciamo proprio squadra. Cazzati, io con loro. Sì, i dope veramente sono i migliori con cui giocare perché hanno quel boccione heavy metal, no? Sì, sì, sì. Che per un giochino per i boccia così fa ridere, capito? Tipo un controsenso, tipo, oh, let's kill those motherfuckers! Ah sì, c'hanno 4 anni, capito? Sì, sì. Io immagino se... Oh, c'ho le pozzette per te. Te le lascio quando risali sopra? Ce l'ho, bro, ce l'ho. Allora le porto io. Olè. Piccole, piccole. Yeah, yeah. I got it. Sì, sì, poi guarda, c'era molta attesa per te, perché anche mentre giocavo con gli stessi dopo, la gente diceva, sì, ma power, capito? Sì, vabbè, ormai io sto in un momento in cui magari sto tantissimo sulla bocca delle persone, ma io ti giuro sono salito così velocemente, e vuoi perché ho collaborato con un sacco di persone che hanno creduto in me, gli piaceva quello che facevo, vuoi anche perché sono arrivato su questo gioco che è il gioco del momento. E io stesso ancora oggi non mi sa che non ho realizzato quello che ho attualmente. Che stai ottenendo? Certo, perché, certo. Una volta che arrivi... Perché i numeri che sto facendo sono in competizione con i più grandi Twitcher europei. E io ancora non ho realizzato bene questa cosa. Portiamo il made in Italy. Quello è vero, ma l'Italia rispetto agli altri paesi ha una fidelizzazione delle persone molto più alta. Cioè c'è proprio la gente è più, come si può dire, si sente più partecipe di una personalità, di una persona e così via. Ma si vede pure nel calcio, nel tifo, il nostro tifo è sfegatato, è fuori di testa. Solo quello arabo ci supera, ma perché là si tirano le bombe negli stadi. Direttamente. Basta del Galatasaray, ogni volta pia fuoco lo stadio. Io vado a dire, aspetta che vengono qua. Come si avvicinano gli famo la tritata. Rimani accucciato senza farti vedere. Che maiali che siamo. Metti dietro il condizionatore. Che maiali. Perché non vogliono prendere. No, vogliamo prendere il rift. Vabbè, stica. Andiamola a prendere pure noi, via. Vieni, tanto è inutile. Ma è rimasto a piedi l'amico, bro. Davvero? È rimasto a piedi l'amico. L'amico è disperato che non arriva. Vabbè, andiamo. Comunque la cosa bella di Twitch è che fortunatamente la community è molto più aperta e libera attualmente. Cioè non ci stanno ancora faide, guerre e queste cose. Quindi la gente è molto più aperta a collaborare e fare cose assieme. Ti basta pensare che all'estero i più grandi content creator di solito fanno sempre forza comune per continuare a pushare il gioco su cui giocano. Cioè una persona come Ninja, che è il più grande content creator che c'è al mondo, collabora con un sacco di altri streamer giornalmente, ogni giorno, sia per pompare ancora di più il gioco a cui gioca, sia per creare collaborazione e interesse in altri contenuti. Pure lui ha le mani praticamente ovunque questa cosa, però alla fine è bello perché è genuina la cosa di Twitch, essendo la diretta è per forza una cosa genuina. Oh, ma io prendo i funghi qua. Davvero, sì, condivido totalmente. In più, forse sarà una considerazione un po' così in abbetta, però c'è meno ignoranza perché non è arrivata la fibra ottica in tutte le case italiane. Quindi quello è vero. Twitch già adesso sono un po' più eletti rispetto ad altri, secondo me. Quello è vero, ma pure l'età media delle persone è più alta. Sì, un po' tutto quel miscuglio lì, proprio intendo proprio dal punto di vista di maturità del pubblico, che poi non è per forza un fattore d'età. Sì, capito? Sì, è giusto. Allora, dobbiamo fare il tizio qua slurpone, davanti. Slurpone, minchia. Ce l'ho pure io una slurpa. Allora, dobbiamo farci questo tizio qua davanti, io. Ti seguo.
Lo faccio cadere, Occhio a destra che è pieno di gente che si rompe le palle. Fatto. È andato. Quelli sono scappati, bro, sono in cielo. Oh, sull'altro. Non gli entra il colpo, non gli entra il colpo. Sulla roccia, bro. Ovunque. No. Guarda. Fatto? Guardie. Ti hanno ammazzato? No. Sì, le guardie, ma non me l'ho preso. Ah, c'è un botto di gente attualmente. Mi sa che questi mi sono volati sopra perché non li ho proprio visti e sentiti. Ma è un problema. Oh cazzo, devo ricaricare. Purtroppo rischiamo davvero di rompere la win streak. Ah! Non mi sparate. Che bello vedere in azione dalla propria console, cioè commenta, raga, ve lo posso dire. E muore. Aspetta che tu devi morire. Lo stupro è partito. Oh merda. Oh Cristo. Oh merda. Merda, quanta cazzo di gente, ma... c'è un altro ancora. Uno col cecchino. Let's go. Non ci credo. Mamma. Ah! Gigi. Allora. Cazzo. No, la zona è lontanissima. No! Ma ci sarà qualche droga utile in giro, no? C'è un cazzo! Non ci credo, che vita di merda. A me è proprio una merda. Mi stavo fomentando perché ho visto un tentativo di kill di rimbalzo con lanciagranate. Ma... guarda che ho trovato la macchinetta, siamo salvi allora. Dai, Conta c'è... Che speranza! Sì. Conta c'è, pensavo di riuscirci a farla di rimbalzo così, ma è andato dietro al muro il merda. O comunque quanta infatti, gente aspettavo che stavo aspettando l'esplosione sua, infatti, ti giuro, appena l'ho vista attendevo l'esplosione. Ora che ci penso, quanta cazzo di gente c'era lì dentro. Vediamo se riuscirà a carriarla, a carriarci anche senza addirittura proprio ma non è lumino non... distrattivo. Conta almeno prima la distrazione la portava, adesso manco quella. Lo sai qual è il problema? È che com'è il gioco ora nel suo stato? Fare 1v2, le altre hanno un minimo di intelligenza, è impossibile. Cioè, mo questi qua erano dei babbi incredibili, perché bastava che tutte e due premevano il tasto per spararmi in contemporanea e io ero morto. Però sono stupidi e non l'hanno fatto. Poi cioè, venivano una alla volta, parevano i fight di Dragon Ball. Uno dietro l'altro, uno a uno. Sì. Ma c'è gente davanti, non li posso affrontare. Allora, sto fight sono tre team, due dietro, due davanti. Ma che è sto rumore orribile che sento lì? Ah, sono quattro team. Yeah. Cadono. Sono puniti un po' da soli, No, occhio. C'è un team sopra. C'è l'altro team sopra che è il problema. L'ha preso lui? Sì, stanno sopra.
Infatti devo... Oh merda. Holy fuck. Allora. Aia. E vaffan bene, oh. Raga, sono diventati 4 gli avversari, erano 20. Caputtana, quanta gente che c'era. Qua tutti addosso a me, sti bastardi. Fa un po' di cazzi loro. Bro, rilassati, io non ti do neanche un millino, se vinci sta partita. Lo so, dico. Però ci tengo a farla... Ci tengo a farla bene, minchia, non so nemmeno io come ho fatto, bro, ti giuro. Ecco, ho visto che l'indicatore kill ti è salito a 10 magicamente, ho detto, bro, non te lo do il millino, Porca gente, un botto di gente. Ma quanti cazzo c'è? Erano tutti qua. Non capisco cosa sta facendo il tizio lì sopra. Ha una jump pad. Palese. Oppure vuole farti credere che sia... Beh, no, cioè... Ho capito, devi essere... Eccolo lì, infatti. Se la vinci, Tyler ti offre la cena. Come minimo, bro. Beh. Non è semplice, bro. Oh, Cristo, no. Però non possono camperare lì sopra. Vabbè, però, dai. Mi devo beccare quelli che si camperano. Sta scendendo? Più che altro speriamo che non ti becchi la safe sul monte, proprio. Allora, se stanno scendendo, già è meglio. No, c'è uno sopra che mi mira con un cecchino. Va bene, perché non mi sono preso il cecchino? Conosco il 3, sì. Quello che ha fatto una canzone con Schioffi. Ehi! Mazza, uno più babbo massacrato. Dell'altro. Dici babbi? Uno più babbo dell'altro, ma aspettavo un minimo di risposta al combattimento. Invece mi sono beccato uno più scemo dell'altro. Detto, vabbè, ora mi sparerà qualcuno, farà qualcosa, nemmeno mai quello hanno fatto. Ora verrò colpito, verrò capito? Attaccato almeno. Mi spareranno, ok, allora. Qualcuno giocherà. Allora, la situazione non è delle più facili, ma non è nemmeno una delle più difficili, se riusciamo a prendere... Oh, ma io ho tutti i materiali full. E dai, che se drifta. Raga, se riesci a portare la quarta vittoria su 4 carriata così... Non ho più parole. Cioè, allora, giusto che la live si interrompa. Devo andare. Devo guarda, posso farcela? Devo salire lì sopra. Cazzo, sì. Mi prendo questi funghetti, così vado un po' allucinato. Vedi? Vedi che esce la bava? E ora si sale. Per lo sballo. Giusto per fare un po' di parata, capito? Di arrampicata, così. Dio mio, se c'ho paura a fare queste cose. Io. Ogni volta che io faccio queste cose, il mio cervello mi tilta. Se mi sparano, urlo. Bello. Non è convinto. Non è convinto. Ai 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 ai. Catroia, che paura che mi ha fatto, però. Ti giuro, mi ha fatto cagare sotto. Che paura m'hai fatto te poi quando hai fatto il rimbalzone in faccia. Oh, che cazzo? Cazzo. Aspetta un secondo, va che... Allora, andiamo con calma, Sto facendo le reaction come Mike Shosh, capito? Aspetta un secondo perché non ho capito dov'è il tipo. È andata. È andata. Oh,
Va bene. Yeah. Easy peasy lemon squeezy, boy. Easy. Let's go.